Cardiopalmate, ragazzi della sezione H e ragazzi della sezione A, entrambi con le formazioni rimaneggiate, giocano 7-7. Vediamo per la H l'innesto di Pietro Brin. Per la sezione A invece abbiamo l'innesto Peppe Trapanese, quest'oggi all'esordio, protagonista di una buona prova, ma senz'altro abbiamo Stefano Lamonaco, protagonista assoluto di questa partita con la sua doppietta. Vediamo come gioca bene la H, riesce a trovare buoni automatismi, e Porzio che viene atterrato da Sorrentino, sarà calcio di punizione per la sezione H. Se ne incaricherà Valerio Balsamo dentro, dove Pococ stoppa un brutto pallone, alimenta l'azione della A con Marco De Vincenzo sulla sinistra, ancora De Vincenzo, trova Conenna rientra ancora lui. Conenna ancora, la prende Sorrentino, anzi no, Pococ riesce a guadagnare la palla, Pococ ancora, galoppa sulla sinistra, sembra un cavallo, ancora palla dentro, trova Mercogliano su Flores, riesce ad andarsene, viene anche atterrato, senza fallo da Flores, l'azione alimentata per là, Sorrentino parte in contropiede, Balsamo sul pallone, ancora Sorrentino da fuori. Da dentro, De Vincenzo alza una parrocchia, stile anche il ciusolo e va sicuramente molto lontano alla rete. Sarà rimessa dal fondo, bella gara questa della sesta giornata, da una per sezioni, un 3-3 molto vivo, Brin alla battuta, rimessa dal fondo, guadagna Fasano, capitan Fasano, ancora Marco De Vincenzo per Sorrentino. Cerca di puntare Lamonaco, se ne va, Lamonaco in opposizione, Quaratino ancora per Lamonaco molto manovrata l'azione della sezione H, una palla che però viene scodellata alla men peggio e guadagnata di nuovo dalla vecchia, alimenta l'azione della sezione A, ancora dentro, dove solo Conenna, cerca il palo esterno, ma non riesce a trovare la rete, davvero per pochissimo. Raffaella, scrivi. Devi scrivere, palla lunga per Conenna che di poco non trova il secondo palo. Seguiamo il gioco, una palla imprecisa della sezione H, la rimessa laterale, Sorrentino con la palla, trova una finta ben probabile, riesce a continuare l'azione ma si trascina, palla fuori, rimessa laterale ancora per la H, batte Lamonaco dietro per Fernando Rigo cerca palla in mezzo, Trapanese, grazie ai 6 centimetri, svette la palla ancora tra i piedi di Conenna, cerca l'inserimento di De Vincenzo, è troppo lunga però la palla del compagno e la sfera va a infrangersi oltre la linea. Seguiamo quest'ultima azione prima di chiudere il nostro collegamento. Brin alla battuta, va lungo, Brin trova Porzio, anzi no, non riesce a deviare, la palla tra i piedi di Lavecchia, quest'oggi in posizione più arretrata rispetto al solito. Riparte velocissimo la vecchia sul lato di destra, punta Balsamo e Fasano, va da dietro per Trapanese cerca di nuovo la vecchia, la palla viene in... è uscita, vabbè, la palla ancora dei piedi della H, ancora Balsamo, vediamo, Flores interdisce, ancora Balsamo la dà per Porzio cerca Fasano, ottima chiusura di Trapanese, davvero grandissima la sua prestazione oggi, sul punteggio di 3-3 chiudiamo qui il nostro collegamento. Eccoci qua con Stefano Lamonaco, uno dei protagonisti del partitone tra la sezione A e la sezione H, pieno di gol, anche diciamo molte scaramucce tra le squadre, sei stato coinvolto tu, sono stati coinvolti i tuoi compagni, ma l'importante è che hai fatto una grande prestazione assieme ai tuoi compagni, avete frenato al pareggio la prima della classe, insomma. Quindi cosa hai da dirci su questa partita? Guarda, non me l'aspettavo sinceramente, mi aspettavo più che 6-6-0, invece sempre spiritoso, è andata meglio e niente, è stata una bella partita. Quanti gol hai segnato oggi? 2 se non mi sbaglio, poi un altro gol che Enzo, non lo so, forse non gli è piaciuto, comunque me l'ha annullato, ma non fa niente, infatti ti voglio bene lo stesso, al biondo, no? Il biondo Nicolella. Vabbè, adesso dopo questo pareggio a cosa pensate di puntare? Magari un riscatto, magari avanzare nelle fasi finali? Ma spero di sì, non sono mai molto ottimista in questo, ma si può fare, penso si può fare. Vabbè, una squadra completa. Ringraziamo allora uno dei playboy del San Nazaro, come è stato definito, e alla prossima, Ste. Grazie a tutti.